Per me è un grosso segno, perché oramai abbiamo aperto tutte le strade, devo dire che la vita deve ritornare come prima, anzi meglio di prima. E non è simbolico, è reale, cioè la strada è aperta, signori. Era quello che si aspettavano tutti, oggi ci siamo. Ora come ora passeranno solo i veicoli, perché è un discorso prudenziale, anche perché i cantieri, la zona rossa è ancora attiva, quindi non è stata eliminata la zona rossa, quindi non possiamo permettere il passaggio dei pedoni. Una cosa importante per via Fila, che San Pier d'Arena è certosa, perché l'apertura di questa strada è una cosa importante. Noi cercheremo di mantenerla più aperta possibile, anche se tutti penseranno chiaramente che il momento in cui viene abbattuta la fila ovviamente sarà chiusa, ma speriamo che siano cose temporanee per non più di qualche giorno. Dipende solo da come decideremo di abbattere le pile. Questo sarà fatto nei prossimi 10 giorni. Sarà chiusa momentaneamente, mettiamola così, sì, soltanto perché quando dovrà ovviamente essere abbattuta la fila. Ma io penso che sarà questione di pochi giorni, non di più. E poi per la ricostruzione, probabilmente. La ricostruzione è più facile il discorso, perché si fanno le file, dopodiché si mette sopra, si monta sopra l'impalcato. I soldi per i risarcimenti ci sono, li stiamo erogando nei tempi per le pratiche di legge, quindi su autostrade mi sono già espresso tante volte, dovete chiedere ad altri. Ci sono i commercianti di San Pier d'Arena. Io capisco il loro disagio, ma francamente non capisco che cosa si possa manifestare. Non credo che mai in una zona colpita da una tragedia come questa sia arrivato tanto dispiego di aiuti come quello messo in campo per questo. Oltre al fatto che vi è un piano importantissimo di riqualificazione dell'intero quartiere, che il sindaco Bucci metterà a bando tra poco più di un mese, se i piani andranno come devono andare, oltre a tutte le donazioni private che ci sono state, tenendo presente poi i risarcimenti che hanno avuto gli abitanti e il tavolo PRIS che si apre domani per i risarcimenti di chi vive accanto alla zona arancione. Poi chi vuole protestare, siamo in democrazia, fa bene a protestare, però credo che tanti cittadini di questo paese non abbiano avuto la stessa attenzione.